Buonasera a tutti, questa è sempre Radio DJ. Io sono Carlo Lucarelli e state ascoltando Di Giallo con un'altra storia piena di strani avvenimenti e di musica. Questa volta però vogliamo fare qualcosa di diverso, da raccontare un mistero, un delitto o comunque una storia che avviene nel mondo della musica. Questa volta vogliamo usare la musica per raccontare la storia, come una colonna sonora. Ma una colonna sonora che spiega perché sono accadute le cose. Perché questa è la storia di un uomo e di un movimento che qualunque cosa facciano sono accompagnati dalla musica di quegli anni. Perché questa è la storia di un uomo che si chiamava Malcolm X. X non è un cognome. O almeno, non è un cognome normale da persona normale, come di solito se la immagina la società normale. Un cognome da uomo normale che vive negli Stati Uniti, al massimo dell'anonimato, proprio per confondersi tra milioni di altri, potrebbe essere Smith, per esempio. X, invece, vuol dire X. Cioè, non vuol dire niente. Ma proprio per questo, per chi lo porta, per Malcolm X, vuol dire un sacco di cose. Perché gli altri cognomi, quando li porta un nero negli Stati Uniti, più o meno fanno sempre riferimento a qualcos'altro che non sei tu. Gli schiavi, una volta, non ce l'avevano un cognome. Gli davano un nome tratto dalla Bibbia e il cognome del padrone. E se ti chiami Little, Malcolm Little, vuol dire che da qualche parte, indietro nel tempo, c'è stato un bianco che si chiamava così e che ti ha dato il suo cognome. Per questo Malcolm decide di chiamarsi X e non Little, come i suoi genitori. Perché lui, il suo cognome, se l'è scelto da solo. Quando era ancora Malcolm Little, Malcolm X era un bambino che viveva a Lansing, nel Michigan. La famiglia Little c'era arrivata dopo essersene andata prima da Omaha e poi da Milwaukee, andata via di corsa. Il motivo? Guai con i bianchi. Il padre di Malcolm si chiama Earl Little, il reverendo Earl Little, perché è un predicatore battista molto impegnato nella battaglia per i diritti civili dei neri, con un'associazione che si chiama Universal Negro Improvement, e ha come leader un signore che si chiama Marcus Garvey. Si battono per la libertà e per i diritti civili dei neri, ma non è una cosa facile. Perché siamo negli anni 30 e negli Stati Uniti i diritti dei neri non sono così ben visti in generale, ma soprattutto non sono ben visti da un gruppo di persone che si vestono di bianco, si coprono il volto con lunghi cappucci e si fanno chiamare Ku Klux Klan. Con i razzisti del Ku Klux Klan la famiglia Little ci ha già avuto a che fare parecchie volte. La madre di Malcolm viene picchiata durante una manifestazione quando è già incinta di lui, di Malcolm, e a momenti non lo perde. 3 dei suoi fratelli vengono uccisi da uomini bianchi per risse e contrasti. Uno viene anche linciato, impiccato ad un albero dopo un processo sommario per chissà cosa. È per questo che cambiano 3 volte città. A Milwaukee gli bruciano anche la casa perché il reverendo Little, che è un omone grande e grosso con un occhio solo, ha problemi col clan e a star zitto sui diritti dei neri proprio non ci riesce. Finché non finisce sotto una macchina. Un suicidio, dice la polizia, ma nessuno ci crede. Per tutti, per i neri, il reverendo Little è stato ammazzato dai razzisti bianchi di un gruppo che si chiama Black Legion, la Legione Nera, vicino al Ku Klux Klan. A 14 anni Malcolm X è ancora Malcolm Little e deve cambiare di nuovo vita. Perché sua madre, dopo la morte del reverendo Little, non ce la fa a tirare su 8 figli senza soldi. In realtà il reverendo aveva 2 polizze di assicurazione sulla vita e i soldi ci sarebbero come. Ma siccome sono neri i Little, la compagnia di assicurazione si inventa facilmente qualcosa per non pagare. La polizia dice che il reverendo Little si è suicidato, no? Quindi niente indennizzo. E così la signora Louise va fuori di testa e finisce nel manicomio di Kalamazoo e i suoi figli finiscono in una serie di orfanotrofi sparsi per tutto il Michigan. La signora Louise non è l'unica signora nera a trovarsi da sola e senza aiuto per il colore della pelle, naturalmente. Succede così anche ad un'altra donna di colore, per esempio, molto famosa, molto amata, una cantante di cui tutti, anche i bianchi, hanno i dischi. Nel 1937 sta tornando da un concerto a Clarksdale quando ha un incidente di macchina. Perde quasi una gamba e viene portata in 3 ospedali che rifiutano di curarla perché è nera, finché l'ultimo non l'accetta, ma è troppo tardi. Così muore Bessie Smith, cantante di blues degli anni 30, che insegna a cantare a tutta la generazione di cantanti donne che verrà, fino a Janis Joplin e a partire da Billie Holiday. Il radiodramma di Radio DJ. Malcolm cresce nei sobborghi di Lansing e frequenta il liceo. Non è proprio un ragazzo tranquillo e con la sua infanzia è comprensibile, ma è molto intelligente, sa parlare, sa spiegarsi, di più, sa convincere. Va benissimo a scuola, ha i voti più alti di tutti e quando prende il diploma è in cima alla lista, ma poi lascia la scuola senza andare al college. Perché? Perché il suo professore al liceo, quello che lo ha seguito di più, quello che Malcolm stima come un modello, gli ha detto una cosa. Quando Malcolm gli ha parlato della sua idea di fare legge e diventare un avvocato, il professore gli ha definito quell'idea a non realistic goal for a nigger. Insomma, diventare un avvocato non è un'ambizione realistica per un negro. Uno così è normale che sia arrabbiato. Uno come Malcolm, e non soltanto lui, è normale che ce l'abbia con la società dei bianchi. E non solo perché lui è particolarmente sfortunato e gli vanno tutte storte.
è perché quelli sono gli anni e quella è l'America in cui le cose vanno sempre così, vanno sempre storte per tutti quelli che sono neri. Arrabbiato con me, Malcolm va a vivere a Chicago e poi a New York. Fa un po' di mestieri da ragazzo di colore, no anzi, da ragazzo negro, come lo chiamano sicuramente. Fa lustrascarpe davanti ad una sala da ballo e dice di aver lustrato le scarpe una volta anche a Duke Ellington. Oppure lavora come operaio alla ferrovia. Insomma, tira avanti, come tanti ragazzi neri, nel periodo della depressione economica. Quando scoppia la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, lo chiamano alle armi per andare al fronte, ma la commissione d'esame non lo ritiene idoneo. Lo riformano con una diagnosi di instabilità e disordine mentale che lo rende inadatto a servire nell'esercito. Ai membri della commissione, Malcolm dice una cosa molto semplice e molto chiara. Dice che gli va benissimo se lo fanno abile e lo prendono nell'esercito. Dice che non vede l'ora di avere un'arma in mano per ammazzare un po' di crackers. E cracker, white cracker per la precisione, nello slang dei neri di Harlem di quegli anni vuol dire una cosa. Vuol dire uomo bianco. Uno così, arrabbiato così, è normale che prima o poi finisca in galera. Malcolm ci finisce presto. All'inizio per furto, rapine e gioco d'azzardo, poi per spaccio di droga. Entra anche in una gang che ad Harlem gestisce lo spaccio per la strada. Siamo alla metà degli anni 40, la guerra è finita, c'è una gran voglia di fare, di divertirsi, di ascoltare musica nuova. Malcolm fa parte di tutto questo giro, le gang dei locali di Harlem. Cambia anche nome in quegli anni. Il tizio che frequenta le strade e i locali di Harlem non si chiama più Malcolm Little, ma Detroit Red. Non solo, comincia a farsi anche lui e alla fine lo arrestano per una serie di rapine. Così si becca 10 anni e finisce dentro, nella prigione di Charleston nel 1946. È lì, in carcere, che succede qualcosa. Che Malcolm Little, il rapinatore, lo spacciatore, il disadattato arrabbiato, comincia a diventare Malcolm X, sempre arrabbiato ma in un modo diverso. Perché in carcere Malcolm comincia a ricevere le lettere di suo fratello Reginald, che gli parla di una cosa. Gli parla della Nation of Islam, un gruppo politico che punta alla rinascita sociale, morale e religiosa dei neri d'America attraverso l'Islam. Ha un leader spirituale in movimento che si chiama Elijah Muhammad. Malcolm segue i suoi insegnamenti, legge le sue lettere, resta in contatto con lui e diventa una specie di leader spirituale nella prigione di Charleston. Naturalmente, questo non fa piacere alle autorità del carcere, che gli negano la libertà condizionata prima di 5 anni. Così, Malcolm esce dal carcere soltanto nel 1952, sempre più arrabbiato. È adesso che diventa Malcolm X. Detroit Red, lo spacciatore dei locali di Harlem, non lo era più da un pezzo. Adesso diventa X per rifiutare il nome dei bianchi, quel Little che chissà da dove arriva. Naturalmente, c'è chi si interessa a lui. L'FBI di J. Edgar Hoover, che in quegli anni tiene tutti sotto controllo e figurarsi un tipo come Malcolm, che in un paio di occasioni si dichiara anche comunista. Nero, agitatore islamico e comunista, il soggetto perfetto per il file dell'FBI, che nel 1953 aprono una pratica su di lui e non lo mollano più. Al sociale è paranoico, c'è scritto nel dossier col suo nome sopra, che si ingrossa sempre di più. Malcolm resta nella Nazione Islamica a dirigere il Tempio, cioè la sezione di Harlem, fino al 1964. Si dà da fare facendo crescere il movimento da 500 a 30.000 membri. Diventa il portavoce della Nazione Islamica e fa discorsi piuttosto duri, ma lo abbiamo visto quanto è arrabbiato, e in gran parte giustamente. Dice che i bianchi sono diavoli e che prima o poi la razza nera prenderà il posto che gli spetta nella società, che non è in fondo e neanche a fianco, è in cima. In quegli anni ha un altro seguace, anche lui molto famoso, che si converte all'Islam e segue il movimento. Il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay, che cambia il suo nome di origine schiavista e si fa chiamare Muhammad Ali. Radio DJ. Sono gli anni 60, gli anni del movimento per i diritti civili, gli anni di Martin Luther King e della marcia su Washington per il lavoro e la libertà, che nel 1963 porta 300.000 persone, tra neri e anche bianchi, sotto il Lincoln Memorial a Washington, ad ascoltare il reverendo King che dice I have a dream e racconta del suo sogno di vedere bianchi e neri camminare assieme. Questo a Malcolm non piace, lui non è così pacifista. Per lui la marcia su Washington, The March on Washington, è The Farce on Washington, la farsa su Washington. Litiga con il reverendo King, litiga anche con i suoi della Nazione Islamica, soprattutto quando commenta l'assassinio del presidente Kennedy, che avviene proprio in quell'anno, il 1963, dicendo che non si può sentire triste per una cosa del genere che riguarda un presidente bianco, anzi, ne è addirittura contento. Litiga con tutti Malcolm e così, l'anno dopo, lascia la Nazione Islamica per fondare un altro movimento, la Moschea Musulmana. Quelli sono gli anni delle battaglie per i diritti civili, lo abbiamo visto, gli anni di Martin Luther King e di Kennedy, gli anni in cui gli studenti neri vanno nelle università del Sud scortati dalla Guardia Nazionale, tra gli insulti dei bianchi razzisti che non ce li vorrebbero. Sono gli anni in cui musicisti come Curtis Mayfield o Sam Cooke scrivono canzoni che diventano le colonne sonore del movimento. Malcolm però non ci sta.
lui le radici del problema le va a cercare da un'altra parte, lontano da quell'America fatta dai bianchi, anche quando i neri cercano di ricostruirla. Lui, Malcolm X, se ne va in Africa. Malcolm è diventato un leader di statura internazionale. Parla in Africa, in Francia e in Inghilterra. Uno come lui, arrabbiato come lui, si fa tanti nemici, non soltanto tra i bianchi. Certo, c'è il Ku Klux Klan e ci sono i movimenti razzisti che lo vorrebbero morto. C'è l'FBI di Edgar Hoover che lo vorrebbe in galera. Ma ci sono anche i suoi ex compagni della Nazione Islamica che lo vorrebbero fuori dalle scatole. Lo vorrebbero distrutto, dicono. C'è tensione attorno a Malcolm. E a raccontare bene la sua vita, in quegli anni c'è una fotografia che la rivista Life pubblica nel 1964. Ovviamente non per fargli un favore. Malcolm è in una stanza d'albergo e guarda fuori dalla finestra, scostando con le dita la tendina. Ha un atteggiamento sospettoso e diffidente, come se avesse paura di cosa c'è fuori. Ma soprattutto è quello che tiene in mano, impugnato con una mano sola. Un fucile automatico M1. Giallo DJ. Di Giallo. Arrivano le minacce e i primi avvisi di cosa potrebbe succedere. Gli informatori dell'FBI avvertono: occhio, Malcolm X è un bersaglio, c'è un sacco di gente che vuole ammazzarlo. Arriva il primo attentato. La casa di Malcolm prende fuoco, ma lui non c'è, non è in casa, e si salva, anche se la casa va in fumo dalle fondamenta. Poi, il 21 febbraio 1965, succede. C'è un comizio in una sala da ballo di Manhattan. Malcolm è sul palco assieme alle sue guardie del corpo e ha appena cominciato a parlare davanti a 400 persone quando scoppia una rissa in fondo alla sala. C'è qualcuno che sta urlando: toglimi le mani dalle tasche, come se ci fosse un ladro. Malcolm scende dal palco e si avvicina con le sue guardie del corpo per sedare la rissa. Ma in quel momento, quando è tra la gente, salta fuori un tizio che gli spara due colpi nel petto con un fucile a canne mozza. Saltano fuori altri due tizi dalla folla che comincia a correre e a urlare e gli sparano addosso con le pistole, 16 colpi. Malcolm viene raccolto e portato in ospedale, al Columbia Presbyterian Hospital, ma naturalmente non c'è niente da fare e viene dichiarato morto. Radio DJ. Chi l'ha ucciso? I tre che hanno sparato riescono a fatica a sfuggire alla folla che li vuole linciare. I testimoni ne riconoscono due, si chiamano X di cognome anche loro, perché appartengono anche loro alla Nazione Islamica. Vengono processati e condannati, ma continuano a dichiararsi innocenti. Con la morte di Malcolm, dicono, loro non c'entrano. Ci sono altre ipotesi, naturalmente. Qualcuno dice che la Nazione Islamica non c'entra e che Malcolm è stato ucciso da un gruppo di spacciatori di Harlem per il suo impegno nella rinascita morale e sociale dei neri e quindi anche contro la droga. Per altri, invece, è stato un complotto della CIA oppure direttamente dell'FBI. Come avrebbero fatto, senza protezione della polizia, ad entrare armati, i killer, nella sala da ballo, con tutti i controlli che c'erano per l'occasione? Qualcuno arriva ancora più in là con la dietrologia. Qualcuno arriva a vedere dietro il complotto per uccidere Malcolm X il suo ex compagno di movimento, Muhammad Ali. Ma lo abbiamo detto, questa è dietrologia e non perdiamoci lì dentro. La storia di Malcolm X non se lo merita, perché resta comunque quello che è. Una grande storia con una grande colonna sonora.